Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Super Mario Maker per un nuovissimo episodio. Ok ragazzi, eccoci tornati qua, l'altra volta abbiamo terminato la sfida dei 10 Mario. Oggi ragazzi volevo provare qualche livello creato da qualche altro utente che sta giocando a questo videogame in questo periodo. Mi raccomando ragazzi, non perdetevi questo video perché proverò anche un paio di livelli che mi sono stati dedicati da un paio di ragazzi che seguono il mio canale. E in più vi darò il codice del livello che ho creato io ragazzi, il codice di 16 cifre verso la fine di questo video, quindi mi raccomando non perdetevelo, provate il livello che ho creato e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ragazzi. Allora direi di iniziare subito, poi in uno dei prossimi episodi ragazzi inizieremo la sfida dei 100 Mario, naturalmente. Allora proviamo qualcosa di non troppo complicato come primo episodio, proviamo questo qua, Easy Cave Trip, fatto da Madball. Ragazzi, l'ID è quello che potete vedere qua sotto, C599000000021D43F. Perfetto, iniziamolo subito, fatto da questo ragazzo olandese che si chiama Madball. Speriamo non sia troppo complicato come livello. Ok, se magari riesco a salire il primo gradino, ok, ce l'ho fatta. Perfetto, posso ficcarmi direttamente qua? Sì. Allora, scendiamo di botto. Wow, spettacolo. No. Ok, dammi il fungo. E caspita, non sono riuscito a bloccare il guscio. Ok, questa qui è stata una morte da nabbo. Adesso ce la posso fare, non è difficile. O almeno non sembrerebbe difficile come livello. Ce la posso fare. Ok. Attenzione. Ok, ho preso il fungo. Ok. No, mi ha colpito, ecco, lo sapevo. Va bene, ho sprecato il fungo. Andiamo qua sopra. Ok. Dove è andata la tartaruga? Non la vedo più. Ho rischiato di morire malissimo. Qui c'è una pianta, c'è qualcosa. Via. Attenzione. Attenzione. No, lo sapevo ragazzi, lo sapevo che morivo. Accidenti. Ok, ce la posso fare. Ritorniamo su in cima. Ok. Non c'è, non c'è stavolta, non c'è. Allora ne approfitto ragazzi e vado subito su. Prendo anche le monetine se riesco. Ce l'ho fatta. Ok. Ok, stai attento Mario. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, livello completato, livello completato. Potevo completarlo anche in massimo due tentativi, però ce l'abbiamo fatta. Non male come livello, veramente non male. Perfetto. Mettiamo una stellina. Ok, adesso la caricherà, solo un secondo. Ragazzi, perfetto. Adesso ne proviamo sicuramente subito un altro. Ok, questo qua l'abbiamo completato. Allora, vediamo cosa c'è. Cosa c'è che potrei provare? Olimar's Approach. Proviamo questo, ragazzi. Fatto da Olli, il tedesco. Oddio, cosa sono diventato? No, spettacolo, sono diventato un Pikmin, ragazzi. Mi raccomando, non perdetevi l'episodio di oggi su Pikmin 3. Cosa c'è qua? Allora, qui c'è una porta. Lì non posso salire. Qui dentro. Ah, un altro fungo. Ok, passiamo di qua. Spettacolo, ragazzi. Un livello dedicato a Pikmin 3. O comunque a Pikmin in generale, alla saga di Pikmin. Mi lancio. Ok. Però mi sa che non dovevo lanciarmi qua. Ok. Ma non posso. Come faccio ad andare dall'altra parte, ragazzi? Non riesco a capire come fare. No, ho sbagliato.
Ok, il bruco si è calmato. Ah, c'era una pianta nascosta. Spettacolo. C'era una pianta nascosta che non avevo visto. Vai. Ok. Scendiamo qua. No, 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 no. Lo sapevo, mi ha tirato via il costume. Ok. Attento, Mario. Attento. Scendiamo con molta calma, ragazzi. Ok, perfetto. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Ok, dobbiamo rifare tutto il pezzo. Allora ci vediamo non appena arrivo di nuovo di là. Ok, ragazzi, sono tornato da questa parte. Aspettate un attimo che prendo le monete qua. Prima, ragazzi, incredibile. Sono morto come un nabbo. Ok. Vai di qua. Attenzione, attenzione. Ok, perfetto. Quello lì è un ponte, potrebbe rompersi. No. Ok, vai qua. Perfetto. Quindi, aspettate. C'era una roba nascosta, non me ne ero neanche accorto che c'era una roba nascosta. E ci sono dei blocchi lì che in teoria potrei rompere, però non... Ah, attenzione. Aspettate un attimo. C'è una cosa che ruota lì. Io vado di qua. No, mi prende, mi prende, mi prende. E come faccio, ragazzi? Ah, no, nell'angolino qua non mi prende. Quindi se io me ne sto qua non dovrebbe prendermi. Infatti. Perfetto. Ok, allora adesso possiamo scendere e andare lì dove ci sono questi Goomba giganti. Ammazza che livello complicato. Però. Ok, non avevo visto. No! Non ci credo, ragazzi. Sono morto perché non mi ero accorto che il fungo era sotto di me. Ok, allora rifaccio di nuovo un'altra volta al livello. Bello però, bello, molto complicato. Ci sono tanti, tanti cubi nascosti. Alla Cat Mario proprio. Ok, allora adesso io continuo, ragazzi. Poi ci rivediamo non appena ritorno di là. Ok, sono tornato da questa parte. No, 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 no. Ok, buono. Prendiamoci questo qua, questo. Adesso aspettiamo che passi un attimo il fungo, stavolta lo seguo. Ce n'è due addirittura che vengono da questa parte. Ok. Se ne stanno andando di là, quindi io li seguo. Perfetto. E tre però no, caspita. E ok. L'ho splittato quello grosso, adesso passerà l'altro. Ok, perfetto. Via. Perfetto, un'altra pianta. Saliamo di qua. Quasi quasi mi prendo tutte le monete, ragazzi. Ok. Ho perso il costume. Speriamo che... Ok, di corsa ce l'ho fatta. Dammi... Ok, mi ha ridato il costume, ragazzi, per fortuna. Dove caspita sono finito? Ok. Spero di farcela. Vabbè, non importa. Non importa, che se non arrivo in cima alla... alla torre, non importa. Ragazzi, livello completato, molto molto bello. Non semplice, devo dirvi la verità. Non semplice, in alcuni punti mi ha complicato la vita. Lasciamogli comunque una stelletta. Grande Olimar. Perfetto, ragazzi. Prima non vi ho detto l'ID di questo, di questo livello, che è l853B000002BF38A. Se volete giocare anche voi a questo livello. Passiamo al prossimo, poi proverò due livelli fatti da voi. Questo qua, ragazzi, questo qua mi ispira parecchio. L'ID è 2DE3.
00000027BA8D. Vediamo ragazzi com'è strutturato, se riesco a portarlo a termine. Secondo me non è facile. Secondo me non è facile perché i giapponesi hanno un'inventiva assurda. Ok. Ecco, lo sapevo ragazzi, lo sapevo, è pazzesco come livello. Ok. Vai, no! Non avevo più tartarughe sotto mano, ragazzi. Non avevo più tartarughe sotto mano. Ce la posso fare, però. Ok. Un'altra vita, magari. Un'altra vita. Questo qui non è facile, ragazzi, eh. È veramente. No, ma anch'io, però, che c'entro l'unico buco che c'è, però. Secondo me qui ci lascio le. Non dico che ci lascio 10 vite, però. Minimo di sicuro. Ok. Vai. Sono morto di nuovo e vai. Ok, ce la sto facendo ragazzi, ce la sto facendo. No, ho beccato l'unico buco che c'era, non ci credo. Non ci credo, ce la stavo facendo. Ok, stiamo andando bene. Vai Mario, vai. E che caspita, c'era un buco lì in mezzo ragazzi, c'era un buco. Secondo me eravamo quasi arrivati. Ce la devo fare adesso, ragazzi, eh. Tutta in un colpo. Questa qui mi appoggio un attimo qua. Ok, uno ogni due. Ok, vai. Aspettate che è troppo in alto. Ok. No, ero quasi arrivato, non ci credo, era lì ragazzi, era lì, ce la potevo fare. Ok, no, ero quasi arrivato di nuovo, non ci credo ragazzi, e per la terza volta consecutiva quasi arrivo alla bandiera e cado proprio alla fine. Ok, stavolta è quella buona. Attenzione, Mario, procede, spedito. Non mi vedo più. Dove caspita sono finito? Sì, l'abbiamo presa, ragazzi! L'abbiamo presa, ce l'abbiamo fatta! Mamma mia, oramai ero fuori dallo schermo, non mi vedevo più. Se cadevo giù per il burrone, ragazzi, non so veramente cosa avrei fatto. Stellina, mamma mia, che livello difficile, ragazzi, veramente difficile. Più che altro bisognava mirare bene le varie tartarughe. Ok, ne faccio veramente ancora uno dei loro e poi passo ai nostri. Mamma mia ragazzi, mamma mia, 14 tentativi, 6,39 la percentuale di vittorie ragazzi in questo livello, è pazzesco, veramente pazzesco. Questo qua non sembra complicato, dai proviamo questo qua, dopo vi leggo ragazzi l'ID. Questo qui è di Nick, fatto da un ragazzo americano di nome Nick. Ok, siamo sul Mario per la Wii U. Ecco, ste tartarughe volanti danno abbastanza noia. Vieni qua. Ok, brava, stai giù qua. Ok, vado a prendermi il fungo. Io vado da una parte e lui va dall'altra, ma va bene. Ok, vieni qua. Boh. Eliminata la tartaruga, ragazzi. Meno problemi. Ah, il gom. Non ci credo. Volevo eliminarlo facilmente. Sono rimasto scottato. Non ci credo. Mi ha ucciso la tartaruga. Qui, ragazzi, veramente. Una morte da nabbo. Perché potevo farcela tranquillamente. Ok, un problema in meno. Sta tartaruga volante dà abbastanza noia. Ok, prendiamo il fungo. Non era lì però, era nell'altro. Ok, vieni qua. Perfetto. Tacco volante. Wow, l'ho spazzata via ragazzi. Ok, ho ucciso anche quello lì. Passiamo di qua. Via questa tartaruga che dà noia. Funghetto. No, il Goomba no.
C'è una moneta volante. Ah, si prende anche questa, ragazzi. Si prende anche questa. Io direi di muoversi. No, 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 no. E che caspita. Stavo sfruttando il fatto che questo Mario qua, rispetto agli altri, può, diciamo, rimbalzare sulle pareti per salvarmi. Invece niente da fare. Ok, vai qua. Vai qua. No. Ok, va bene, ho perso il fungo, ragazzi, ma lo recuperiamo dopo. E dammi altre monetine, perfetto. Mamma mia, sembra di stare su Cat Mario. Quello che volete, ragazzi. Ok, il Goomba lì lasciamolo perdere. Tartaruga. Ok, eliminata. No. E ok. Grande. Grande. Allora, calma, eh. Calma e sangue freddo. E facciamo tutto. Perfetto. E non mi ero accorto che c'erano dei Goomba. No, 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 no. E non posso più prenderlo, niente. Ok, c'è la tartaruga qua. No, l'ho mancata tantissimo. Ok, così l'ho eliminata. Ah, devo saltare su? Ok, ragazzi. Ho finalmente scoperto come fare. Allora, bastava semplicemente prendere il trampolino e posizionarlo qua. Ho anche riavviato il livello perché non riuscivo a capire come caspita bisognava fare. Finalmente adesso eccoci qua. Ok, speriamo non esca niente. Mi butto su sto affare qua. Ok. Vabbè, la tartaruga lasciamola perdere, va tanto non da noia. Ok. Goomba eliminato. Sì, era semplicissimo alla fine, solo che mi sono complicato la vita perché mi dimentico sempre che... Mi dimentico sempre, ragazzi, che praticamente... I trampolini si possono spostare. Ok, via dalle scatole. E... Boh, c'è una striscia di monete qua. Oh, che pelo, ragazzi, che pelo! E livello completato, ragazzi, non male, non male, non male, veramente. Questo qua mi è piaciuto, ci ho messo solo mezz'ora a capire che il trampolino potevo spostarlo, perché non sapevo di questa abilità di Mario. Considerate che non ho mai giocato a New Super Mario Bros. U, quindi non sapevo... Voi che magari ci avevate già giocato lo sapevate di sicuro. Ok, questo qui è il livello fatto da Nick. Se volete provarlo, ragazzi, l'ID di questo livello, ve lo dico subito, è BD00000002952. Adesso, ragazzi, direi di passare ai due livelli che mi avete dedicato. Vado subito a scrivere i due ID. Vi lascio poi gli ID di questi livelli sotto nei commenti, ragazzi. Il primo che voglio provare è quello fatto da Simone, che è questo qua, ragazzi. Ok, 52C3. Poi 6 zeri, 42 e DBE. Ok, andiamo subito a cercarlo, ragazzi. Vediamo subito che tipo di livello è. Eccolo qua, eccolo qua. La prova del non traguardo. Mi sa che Simone si è esaltato, ragazzi, a fare questo livello. Proviamolo subito. Se poi, ragazzi, volete provarlo anche voi, vi lascio l'ID. Che caspita. Ok, vi lascio il suo ID nei commenti. Pieno di tubi. Ok. Ci sono un po' di... Ok. Qui c'è un casotto unico. No, vabbè, lasciamo perdere, non li vado a uccidere tutti. Oddio, oddio, ragazzi, oddio. Quel pezzo lì sembra complicato, eh. Quel pezzo lì sembra complicato, però ce la posso fare. Ok. Vai, Mario, grandissimo. Abbiamo evitato i Goomba. Ok. Perfetto. Ok.
E come faccio ad arrivare fino là? Non ci arrivo più che altro. Ci sono i trampolini. Ci sono i trampolini, ma non ci arrivo. Ok. Sto provando ancora, ancora, ancora. Ok, per un pelo ci sono arrivato. No, aspetta Mario, prendi questi. Ok, bravo. No! Oh no! Ok ragazzi, si può fare, si può fare. Ce la devo fare a farcela. Ma se io rompessi uno di questi, che cosa c'è dentro? Ah, solo monete, ok. Solo monete, ok. Mamma mia, arrivo sempre per un pelo. Perfetto. Lì ci sono un po' di nemici. Vai. Vai, Mario, vai. Vai, no, caspita. No, sono caduto proprio alla fine. Caspita. Niente da fare. Ok, ci riprovo, ci riprovo. Bel livello, Simone, veramente bel livello, eh. Complicato al punto giusto. Ok, la parte forse per il momento più difficile che ho trovato fino adesso è quella lì dei trampolini. Però si può fare. Ok. Ok. Ok, no, no, ok, mi sono salvato, ragazzi. Non chiedetemi come ho fatto, ma mi sono salvato. Ok, probabilmente quella parte lì devo farla di corsa. Come ho fatto prima, ragazzi, quella con le tartarughe volanti. Perfetto. Fino qua c'ero già arrivato tranquillamente. Ok. 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 No, sono corto. Sono corto. Sono corto. Devo proprio staccare all'ultimo. Devo proprio staccare all'ultimo. Ok, ci sono. Sempre sti caspita di trampolini. No, dai, non ci credo. Sono questi trampolini che danno noia, ragazzi. Sono quei trampolini lì. Perché sennò il livello sarebbe... Non dico strafattibile, però sarebbe comunque fattibile. Sono quei trampolini lì che danno noia. Adesso ragazzi ci riprovo. Wow, no, 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 ce l'avevo quasi fatta. Ok, ok ragazzi. Ok. Ok, sì, sì, non ci credo, non ci credo. Ce l'ho fatta, non ci credo ragazzi. Non ci credo. Ce l'ho fatta, mamma mia che roba. Mamma mia che roba, dimmi che lì sotto c'è una piattaforma. Dimmi che lì sotto c'è una piattaforma. Oddio, oddio ragazzi. Oddio. Ok, ok. Mi lancio. Ok ragazzi, livello completato. Mamma mia. Voi non potete capire quanto ci ho messo ragazzi per passare quei caspita di blocchi con la molla sopra. Veramente un livello fantastico, ragazzi. Veramente un livello fantastico, Simone. Grazie mille. Grazie, grazie mille. Ti ho messo una stellina. Perfetto. Provatelo anche voi, ragazzi, perché è stato veramente pazzesco. Ti prego, fammi vedere quanti tentativi ci ho messo. No, non me lo fa vedere. Parecchi comunque, devo dirvi la verità, ce ne ho messi parecchi. Se volete provarlo anche voi ragazzi, allora 52 C 3 6 0 42 E D B E. Provatelo ragazzi perché veramente ne merita, merita veramente almeno un tentativo. Passiamo al secondo che invece mi ha dedicato Stefano. Lo proviamo subito ragazzi, vado a cercarlo. Ok. Il suo è 38-2-A, anche il suo lo troverete sotto nei commenti, ragazzi, se volete provarlo. 60-2-D-84-19. Ok.
Eccolo qua, ragazzi. Allora, la percentuale di vittorie è alta, quindi dovrebbe essere un po' più semplice. Vediamo subito. Ok, ok. Allora iniziamo subito il vecchio Mario. La stellina, la stellina, la stellina. Ok, sfruttiamola, sfruttiamola prima che finisca l'effetto. Ok, perfetto. Che caspita è successo, ragazzi? È scoppiato tutto. Ok, è scoppiato tutto. Va bene, ne approfitto. Il livello è buono, Stefano. Il livello è buono, però secondo me dovresti renderlo un po' più difficile. Dovresti renderlo un po' più difficile. Ok. Ok, sì, sono arrivato in fondo. Dovresti renderlo più un po' più difficile, con qualcosa di particolare. Ok, ragazzi, livello completato. Ci abbiamo messo un pochettino meno. Ok, Stefano, ho completato il tuo livello. Perfetto. Anche a te lascio una stellina dorata. Ok, eccolo qua, ragazzi. Allora, se volete provarlo anche voi, Stefano, secondo me dovresti modificarlo un attimo e renderlo più difficile. Comunque, se volete provarlo, ragazzi, 38 2A 0 0 0 0 6 0, praticamente 2D 84 19. Ragazzi, ve lo ripeto, 38 2A 6 0, 2D 84 19. Questo è il livello fatto da Inkste. Ragazzi, direi che possiamo concludere l'episodio qua. Anzi no, mi stavo per dimenticare. Volevo farvi vedere il livello che ho creato io. Si chiama Blocchi a sorpresa. Se volete provarlo, ragazzi, il codice è F36200000382F90. Provatelo, ragazzi. Poi, se volete lasciarmi un commento direttamente sul livello, lo andrò a leggere con calma. Se no, scrivetemi pure un commento qui sotto. Come sempre, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Super Mario Maker. Alla prossima, ragazzi.